Signore. E sì, io e te siamo il Tempio dello Spirito Santo. Il giorno in cui hai accettato Cristo Gesù, unico e solo Redentore, colui che ha dato quella promessa eterna, la promessa dello Spirito Santo. L'Apostolo Paolo scriveva a Galati: l'opera che il Signore ha fatto, Cristo Gesù, ci ha riscattati, ci ha promesso per fede in Lui lo Spirito Santo, promesso colui che guida, colui che consola, colui che ci indirizza secondo la volontà, non mia, dell'Onnipotente, colui che ha pagato a caro prezzo, colui che ha lodato oggi, colui che ha dato il dono immeritato, grazia, quella grazia che Dio disse a Paolo, quella grazia che ti basta, quella grazia che ci basta nonostante la pandemia, nonostante le perdite, nonostante le difficoltà, nonostante tutto quello che magari per me e per te può sembrare assurdo, eppure Cristo ha dato il meglio per me e per te. Amore ineffabile, amore indescrivibile nella sua parola, parola eterna che possiamo trovare, la promessa eterna del nostro Signore. Vogliamo ancora lodare, lodare il nostro Signore.
Perché ha tolto su di noi quella condanna eterna per essere un popolo redento, un popolo riscattato per il suo amore eterno. E io posso solo immaginare quando sarà quel momento in cui saremo dinanzi a Lui a glorificare come un popolo unico, unico e solo, che ha quella bandiera, che ha solo nome. Cristo Gesù, perché quando sarà quel momento ci sarà una grande festa. Io ti voglio invitare già ad accomodarti, perché sì, è vero, Cristo Gesù nel suo più grande amore su quella croce, su quel legno che era una condanna, quella croce è diventata un simbolo di salvezza, salvezza non per le nostre capacità, ma per l'amore di Dio, l'amore del Santo, l'amore del nostro Padre Eterno, sia colui che ha riscattato la nostra vita. Non possiamo fermarci a dirlo e a proclamarlo, perché Lui ha preso uomini e donne, colui che ha guardato in te quella condizione. Perché Lui conosce ogni cosa della nostra vita, e Lui lo conosce eternamente, ci conosce eternamente. Lui ci ha chiamati per nome, ha chiamati colui che erano a una destinazione per colpa del peccato. E quando Paolo, l'Apostolo Paolo, descrive l'esempio di Cristo, descrive quando sarà quel momento dinanzi a Lui che ogni uomo di ogni lingua, quando dice in Filippesi capitolo 2 versetto 10, leggo io per te: non sei esente da questa proclamazione, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. E non devi solo aspettare quel momento, perché oggi popolo è redento col suo sangue. Oggi è un tempo in cui noi possiamo continuare a prepararci, vivere in novità di vita per quel momento, perché volendo o nolendo ti ritroverai davanti a Lui a doverlo proclamare. E voglio immaginare appunto quel momento quando saremo insieme, dove magari oggi tu vivi momenti difficili, vero? Ma forse possiamo contare, ognuno di noi, la pandemia magari ha amplificato tante situazioni, momenti di difficoltà, momenti che a volte non riusciamo a comprendere. Cristo Gesù toglie, come abbiamo notato, quella confusione, perché nella sua parola abbiamo quella santa verità. Ma quel momento, quando l'Apostolo Giovanni dice nel capitolo 5, che io ti invito ad aprire insieme a me, colui che è santo, 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 colui che è degno della lode, Apocalisse capitolo 5. Versetto 11: e vide e udì voci di molti angeli.
Apocalisse capitolo 5 dal versetto 11: vidi e udì voci di molti angeli intorno al trono, alle creature viventi e agli anziani, e il loro numero era di miriadi di miriadi e migliaia di migliaia. Essi dicevano a gran voce: quello che abbiamo appena proclamato, degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere cosa? La potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode. E tutte le creature, anche me e te, nel cielo, sulla terra e sotto la terra e nel mare, tutte le cose che sono in essi, udì che dicevano a colui che siede sul trono e l'agnello, siano la lode, l'onore, la gloria e la potenza nei secoli, nei secoli. Amen. Sì, perché oggi posso già godere di quel momento quando saremo dinanzi al nostro Redentore, per poter alzare alta la nostra voce, poter gridare con profonda gioia: degno, degno è l'agnello, degno colui che è stato, che si è sacrificato, colui che è morto per te e per me, colui che ha sconfitto la morte, colui che ha rotto le catene della morte, colui che ci ha dato libertà nel nome di Gesù, colui che, quando sarà quel momento, io voglio immaginare veramente quel momento, perché forse oggi è difficile comprenderlo, comprendere quella scena, comprendere quell'istante, perché magari oggi ci sono lacrime che scendono, tristezza, malinconia, depressione e tante tante altre cose. Eppure ci sarà quel momento in cui con Lui, col nostro Signore, ogni lacrima verrà asciugata e verrà proclamato degno. Degno è il nome del Signore. Oggi, caro fratello e sorella, oggi tu sei qui presente per poterlo glorificare, per poterlo onorare, e in questo tempo di grazia poter vivere in santità e novità di vita per quel momento, per quell'istante, alla quale tu potrai godere di una gioia eterna nel nostro Signore. E questo è il momento in cui tu puoi ancora adorare il Signore. E l'abbiamo adorato con la musica, con i canti. Ora è il momento in cui tu puoi adorarlo nella preghiera. Alza la tua voce, prega a colui che ha riscattato la tua vita. Signore Padre Onnipotente, ti ringraziamo, Signore, per come tu mostri e dimostri il tuo amore verso di noi. Grazie perché tu hai mostrato il più alto grado di amore dando tuo figlio Cristo Gesù per noi peccatori, Signore. Grazie perché in Cristo Gesù possiamo essere parte del corpo di Cristo, poter essere parte della tua Chiesa, Signore, poter essere la Chiesa di Cristo Gesù, Signore. Grazie, Signore, perché per mezzo tuo, per ciò che tu hai fatto, Signore, per le promesse eterne che tu hai riversato per il tuo popolo, Signore, il momento in cui tu hai messo fede in noi, Signore, che abbiamo accettato Cristo, tu hai promesso lo Spirito Santo che consola, che conforta, che rivela la tua volontà nella tua parola, Signore, che ci fa comprendere i tuoi piani, i tuoi propositi per ognuno di noi. Signore, ti ringraziamo per come tu, oltre ad essere Dio d'amore, sei un Dio giusto, un Dio di giustizia, Signore, che al tempo propizio, Signore, ci sarà una giustizia eterna, Signore, nonostante magari la situazione che viviamo oggi, magari tanti di noi che vivono situazioni che magari qualcuno è contro di noi, Signore, noi possiamo solo ringraziarti, perché nonostante questo noi possiamo vivere con delle promesse eterne. Signore, ti ringraziamo, Signore, non possiamo smettere di ringraziarti per come tu ogni giorno proteggi la nostra vita da questo virus. Signore, ci proteggi dalle afflizioni, nonostante che noi viviamo momenti in cui veramente siamo in ginocchio, siamo senza forza, Signore. Tu sei la nostra forza, tu sei la nostra speranza, Signore.
Tu sei la nostra rocca eterna. Tu sei, come dice il salmista, il nostro baluardo, Signore. Tu sei il nostro tutto. Tu sei la nostra via, Signore. Tu sei la via, la verità e la vita, Signore. E ti ringraziamo, Signore, nel nome di Cristo Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Caro fratello e sorella, vogliamo alzarci in piedi, vogliamo ancora adorare il Signore, lodando, e nel frattempo volerci anche preparare al messaggio di questa mattina, quindi con un cuore e con orecchie pronte, sensibili, morbide ad ascoltare la parola di Dio.
vogliamo adorare il nostro Signore. Amen. Vogliamo accomodarci. Cari fratelli, buongiorno, veramente nell'amore del Signore. Spero che ci provo, tra occhiali, mascherine e tanti altri apparati, noi siamo qui con la grazia del Signore. Sono felice, veramente, dopo diverse domeniche, di poter essere qui con voi. Per i fratelli magari che non sanno, noi abbiamo per la grazia di Dio anche una chiesa a Rimini, che per la grazia di Dio, per la predicazione della parola, sta crescendo. Amen? Quindi noi ringraziamo Dio, perché l'opera del Signore è un'opera che non si può fermare. E noi sappiamo, cari, che come anche ho pregato prima, come Gesù Cristo ha detto a noi, neanche le porte dell'inferno possono contenere l'avanzamento della predicazione del Regno di Dio. Quindi sono tempi difficili, sono tempi di prove, sono tempi di tante incertezze, però noi abbiamo la certezza più grande, che è quella che il nostro Signore è con noi. E quindi noi dobbiamo avanzare, noi dobbiamo andare avanti. E questa mattina, voi sapete, cari, che noi stiamo predicando durante queste ultime domeniche, parlando di quello che per noi sono quelle istruzioni pratiche della parola di Dio, che parte da Romani capitolo 12, questa parte molto pratica che noi vogliamo questa mattina veramente attingere dalla parola del Signore. Ma prima di leggere il brano, io vorrei chiedere a te questa mattina: che cosa la Bibbia? Questa è una domanda che di solito non senti in un messaggio, almeno questo tema molto spesso non è trattato, ma la Bibbia lo tratta e noi dobbiamo affrontarlo. Che cosa tu pensi riguardo al governo? Abbiamo bisogno di avere un governo? E non parlo del governo ecclesiale, parlo di un governo di una nazione, di una città, di una regione, di tante coalizioni. Ossia, chi ha creato il governo? Un'altra domanda che ti posso fare: qual è il proposito di un governo? Io dico nel vero senso della proposta del governo, non del mio, che potrebbe essere, non se fosse un politico, il mio interesse egoistico, ma nel vero senso. Quali sono le responsabilità dei governanti? E la cosa più importante ancora: come io, in qualità di discepolo di Cristo, mi devo comportare davanti a un governo terreno? Io che sono un figlio di Dio, te che sei un discepolo di Cristo, come ci dobbiamo comportare? Allora, per rispondere a queste domande, noi dobbiamo andare in Romani capitolo 13. Noi leggeremo dal versetto 1 al versetto 4. Io saluto anche coloro che sono a casa, perché noi stiamo trasmettendo anche su internet e noi vogliamo che la parola del Signore possa arrivare ovunque nel nome del Signore. E ti garantisco che questa parola di stamattina è una grande sfida per la mia e per la tua vita, perché dopo noi appunto vogliamo parlare di questo regno, di questa persona che deve regnare nella nostra vita. Romani capitolo 13, dal versetto 1 al versetto 4. Avete trovato, cari? Apri il tuo cuore, lascia la parola di Dio parlare alla tua vita, perché il Signore è qui con noi dall'inizio alla fine, non solo in questo tempo che noi ci incontriamo come popolo di Dio, ma se tu sei un figliolo di Dio, hai il Signore. Però io ti garantisco, attraverso la parola di Dio, che quando il popolo di Dio si riunisce, c'è qualcosa ancora di più grande che si manifesta. Romani capitolo 13, versetto 1. Ogni persona, dice l'Apostolo Paolo, ogni persona stia sottomessa alle autorità superiori, perché non vi è autorità se non da Dio, e le autorità che esistono sono stabilite da Dio. Perciò chi resiste alle autorità si oppone all'ordine di Dio. Quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una condanna. Infatti, i magistrati non sono da temere per le opere buone, ma per le cattive. Tu non vuoi temere l'autorità? Fa il bene e avrai la sua approvazione, perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene. Ma se fai il male, temi, perché egli non porta la spada in vano. Infatti, è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione a chi fa il male. Amen. Amen. Quindi una parola pratica, un'istruzione molto obiettiva. Sta parlando, di solito Paolo sta parlando, diciamo, di noi in qualità di popolo di Dio, di santificarci. Ma questo ha a che fare magari con la santificazione? Che cosa ha a che fare questo brano con la vita del credente, per la nostra vita stessa? In una sola frase, cari, io posso riassumere questo brano dicendo che noi dobbiamo essere sottomessi alle autorità.
Noi dobbiamo essere sottomessi alle autorità. E già qui incominciano a venire fuori molte domande nel tuo cuore. Io sono sicuro, come vengono anche alla mia vita. Perché Paolo sta dicendo, Fabiano, tu in qualità di discepolo di Cristo devi mettere in pratica la legge che gli uomini hanno stabilito, o il governo, una costituzione, tutto quello che c'è nella legge noi dobbiamo fare. È così, non è così? Che cosa dobbiamo fare? Qual è il limite dell'obbedienza? Allora Paolo sta dicendo, cari, che ogni persona deve essere sottomessa, come ribadisco qui questa mattina. Però devo dire che Paolo però non ci risponde a tutte le nostre domande, almeno in questo brano. Ci sono altre domande che possono venire fuori da questo, da questo brano. Magari se tu dopo hai una domanda me la vuoi inviare, io con grande gioia mi piacerebbe ascoltare la tua domanda. Però ti posso garantire che quando la Bibbia non risponde direttamente a una nostra domanda, io devo chiedere a me stesso. Io devo fare delle domande a me quando io ho una domanda che non riesco a rispondere. Per esempio, Signore, questa cosa che io sto per fare porta gloria a te? Sì o no? Se la risposta è no, io non la devo fare. Se la Bibbia non lo dice, ma io domando a me stesso davanti a Dio, Signore, questa cosa che io faccio aumenterà la mia fede, porterà testimonianza positiva alle persone che mi circondano? Sì o no? Se la risposta è no, io non la devo fare. E così via, io devo fare queste domande per capire magari quelle zone grigie, per così dire, dove noi non riusciamo a trovare una risposta. Però infine, Paolo sta dicendo qui che ogni persona, ossia che è vive, perché la parola qua persona, questa parola che noi conosciamo molto bene, che è la psiche, no, dal greco, Paolo sta parlando dell'anima, ma si riferisce all'essere umano intero. Ogni persona, ogni discepolo di Cristo, ogni persona con il suo intero essere, lui dice nel versetto 1, deve essere sottomessa ai suoi superiori. E qua questa, essere, questa parola autorità, essere sottoposto, no? Come dice qui, sottomesso, è come quel senso siete un militare. Questo è il senso di questa parola, il significato. C'è un comandante che dà un ordine e io la devo mettere in pratica. Questa è la risposta. E io vorrei che tu ti ricordassi che noi stiamo, Paolo nel primo secolo, scrivendo ai credenti che sono a Roma, credenti che sono sotto in questo esatto momento, sotto l'impero di Nerone. Voi sapete molto bene nella storia chi era Nerone e quello che ha combinato. Qui ancora non aveva combinato tutte le sue faccende. Però questo è il momento in cui Paolo, io vi chiedo di riflettere, Paolo non sta chiedendo di ubbidire una persona che per dire era totalmente sana di mente. Noi dobbiamo ricordarci che Israele è sotto il giogo di Roma, Roma per comandare il mondo ha usato la forza, non c'era un altro modo. La forza di Roma si trovava nel suo esercito e quindi Roma che ha imposto, che governava. E Paolo pure dice, guarda che cosa difficile, per me è difficile. Umanamente parlando, ogni persona sia sottomessa alle autorità superiori perché questa è la volontà di Dio. È facile per te? Sì o no? Io penso che molto spesso non è facile. E quindi Paolo sta dicendo, cari, che noi dobbiamo riconoscere questo come una regola generale, ossia per le persone che hanno autorità su di noi. Allora, come ho detto, ossia questo impero romano, vorrei anche sottolineare questo, era lo stesso popolo che ha Roma, che ha oppresso Israele, che dopo più tardi ha ucciso Paolo e Pietro. Voi sapete che Paolo era cittadino romano, pur essendo ebreo, ma aveva il passaporto, diciamo, romano, italiano, e lui non è stato crocifisso, perché quello era soltanto per le persone che non erano romani. Paolo è stato decapitato. Per quale motivo? Perché era un malfattore, perché predicava la parola del Signore. Quindi c'è qualcosa che Paolo ha fatto, è arrivato un momento della sua vita che lui stesso, che qua dice a noi di ubbidire alle autorità, lui si è messo contro le autorità. E le autorità si sono messe contro di lui, però lui non è sceso in compromesso, lui è sceso davanti all'altare di Dio e ha dato la sua vita al Signore. La stessa governo che qui ha ucciso più tardi la vita dell'apostolo Paolo, è lo stesso che ha ucciso l'apostolo Pietro.
Voi sapete che secondo la tradizione della storia cristiana l'apostolo Pietro è stato crocifisso capovolto, perché quando lo dovevano crocifiggere ha detto lui: io non voglio essere crocifisso come il mio Signore perché non sono neanche degno. Allora lo hanno capovolto la croce e lui è morto, è stato crocifisso appunto a causa del Vangelo. E io domando ancora una volta a te, perché tu non dimentichi questa domanda: tu sei un discepolo di Cristo sottomesso alle autorità che sono state stabilite da Dio? Ma come così, Fabiano? Che cosa vuol dire stabilite da Dio? Allora, cari, che cosa non è sottomissione per un credente? Noi dobbiamo anche qua comprendere che la sottomissione non significa inferiorità, ma significa piuttosto, quando Paolo dice di essere sottomessi alle autorità, è una sottomissione volontaria. Non è che mi sento meno, ma io volontariamente dico: io voglio obbedire questo comandamento, questa legge, perché il Signore mi dice che io devo essere sottoposto. Guardate bene quello che dice l'apostolo Pietro, 1 Pietro capitolo 2 versetto 13. Lui dice: siate sottomessi per amor del Signore a ogni umana istituzione, al re come al sovrano, ai governatori come mandati da lui per punire i malfattori e per dar lode a quelli che fanno il bene. Quindi molto simile a quello che sta dicendo Paolo, perché questa è la volontà di Dio, che facendo il bene turiate, cioè chiudete la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Quindi la sottomissione, perché qualche cosa non è la sottomissione per il credente? Non è neanche una sottomissione cieca. Nel senso, la Bibbia dice che devo essere sottomesso a prescindere di quello che tu mi dici, io lo faccio. Amen? No. No. È qui che noi dobbiamo incominciare a discernere. Attento, attento. Attento, attento, ascoltate bene quello che dice il Signore, e chi ha orecchi per udire oda quello che il Signore dice. Io devo essere volonteroso per ascoltare e mettere in pratica una legge, però non vuol dire che sottomissione non significa fare tutto senza discernere, ciecamente. Infatti qua il potere delle autorità non è un potere assoluto. Il potere che un'autorità, un governatore, un carabiniero, chiunque questa persona sia, all'interno per esempio dello Stato italiano, cari, non è un potere assoluto e eterno, perché una cosa è forte qua, ossia noi sappiamo che è il Signore che ha dato in quel momento l'autorità a quella determinata persona. E quindi noi abbiamo un PT, PT che cosa vuol dire? Un punto di tensione. In questo punto di tensione noi abbiamo qui un rapporto della Chiesa e lo Stato, che molto spesso all'arco della storia c'era un momento che i credenti erano perseguitati, dopo Roma è venuta meno, poi la Chiesa cresciuta era diventata più potente dell'impero romano, era diventata corrotta, quindi cose che erano assolutamente lontane dai principi biblici. Però io ti posso garantire una cosa, cara, che noi per relazionarci per un governo che è empio, un governo che non conosce la parola, un governo che non è sottomesso agli insegnamenti del Signore, noi dobbiamo ricordare che Gesù Cristo è la nostra risposta. E noi ci dobbiamo rivolgere al Signore. Quando noi non sappiamo come fare, Gesù ci dà la risposta. Quando è che Gesù ci ha dato una risposta veramente chiara? Guarda quello che Gesù Cristo, quando lui è stato interpellato dai farisei che gli hanno portato la moneta, no? E Gesù Cristo ha preso la moneta e disse loro: rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. C'è un confine. Le autorità terrene non devono entrare in quello che appartiene al Signore, e il Signore concede per un breve tempo dell'autorità alle persone che devono esercitare l'autorità. Quindi qui è necessario molto discernimento. Io devo fare molte domande per distinguere quando io devo ubbidire e quando io non sono tenuto a essere sottomesso, pur venendo da un comandante terreno, da un governatore, da un presidente del consiglio, da un deputato, da un senatore. Perché noi sappiamo che esiste nel mondo, purtroppo, la persona che viene investita, addirittura un bidello. Se tu vai in una scuola, deve prendere il tuo figlio, il bidello, perché ha quella autorità di far lasciare uscire una persona della scuola, un allievo, lui magari si sente grande in quel momento. Quindi l'autorità è importante, ma nella mente di alcune persone sale sulla testa.
E io come credente devo capire come mi devo comportare. Una cosa è certa, e io te lo dico, e noi stiamo registrando, e noi stiamo comunicando ai 420, non dobbiamo obbedire ciecamente. Io devo obbedire, ma non devo obbedire con i miei occhi chiusi. Perché la Bibbia presenta molte occasioni in cui il popolo di Dio ha disubbidito il governo quando non faceva la volontà di Dio. E quindi noi abbiamo, Paolo lascia molto chiaro, che quando il governatore è stabilito appunto dal Signore, che noi dobbiamo ubbidirlo. E noi sappiamo che voglio appunto darvi alcuni esempi. Per esempio, nell'Esodo capitolo 1, versetto 17, le levatrici che dovevano uccidere i bambini, figli degli ebrei in Egitto, perché dovevano, il faraone era molto preoccupato con la crescita di questi bambini maschi, dovete uccidere tutti i bambini. Le levatrici che erano ebree non hanno ucciso. Hanno disubbidito alla legge del faraone, eppure hanno fatto la volontà di Dio. Dio vuole persone che mettono Lui al primo posto. Quindi Esodo capitolo 1, versetto 17, versetto 21. Vi posso citare per esempio in Daniele capitolo 3, un'altra occasione. Ora ci sono dei giudei, guarda bene questo, in Babilonia, ai quali tu hai affidato l'amministrazione della provincia di Babilonia. Tre nomi che voi conoscete. Un nome magari per tuo figlio, Sadrach, Mesach e Abednego, che non ti danno ascolto e non adorano i tuoi dei e non si inchinano alla statua d'oro che tu hai fatto erigere. Ossia erano tre uomini, credevano nel Signore, l'imperatore in quel momento ha fatto una statua d'oro sua, ha detto dovete adorare la statua in onore a me. Loro hanno detto no! C'è quello che è di Dio e c'è quello che è degli uomini. In questo caso la mia adorazione va al Signore. È lì che il popolo di Dio deve capire. Daniele capitolo 6 versetto 10. Voi sapete che quando è stato firmato il decreto per incastrare Daniele, Daniele pregava al Signore tre volte al giorno. E non si poteva pregare in quel tempo per un decreto, un qualcosa contro la vita di Daniele. E lui che cosa ha fatto? Ha continuato a pregare al Signore. È stato messo nella fossa dei leoni. Dio lo ha riscattato, Dio lo ha salvato, ma lui ha onorato il Signore. Quindi quando Paolo sta dicendo che ogni persona sia sottomessa alle autorità, io devo discernere. Io devo avere la legge di Dio nel mio cuore per capire quando io devo dire sì e quando io devo dire no. È questo che Paolo sta facendo a noi questa mattina. Poi, per esempio, i magi, quando sono venuti a vedere e conoscere Gesù Cristo, che già era nato, hanno portato dei doni per onorare il Signore, voi sapete che Erode ha detto, ah, venite qua dopo, mi dite dove si trova il bambino, perché pure io posso andare a adorarlo. Però loro sapevano che lui voleva uccidere e Gesù bambino. Loro cosa hanno fatto? Avvertiti in sogno di non ripassare ad Erode, tornarono al loro paese per un'altra via. Era un'autorità Erode, eppure loro hanno obbedito la voce del Signore. Un altro evento molto bello che si troviamo di disobbedienza per la gloria di Dio, se possiamo così dire, è in Atti capitolo 5, versetto 29. Pietro e gli apostoli hanno detto, bisogna obbedire Dio anziché agli uomini. E questo non è, diciamo così, contrario a quello che Paolo dice, ma Paolo dice, qua bisogna obbedire le autorità, qua Pietro sta dicendo, bisogna obbedire prima a Dio e dopo gli uomini, è la stessa cosa. Io devo capire che veramente noi dobbiamo fare la volontà del Signore. Ancora, un altro esempio che viene citato nel Nuovo Testamento, ma che appartiene al Vecchio Testamento, Mosè, quando nacque, fu tenuto nascosto per 3 mesi dai suoi genitori, perché videro che il bambino era bello e non ebbero paura dell'editto del re. Per salvare quel bambino, la mamma nascosto il proprio figlio. Tu che cosa avresti fatto? Hai nato un bambino, te lo consegno perché sia ucciso questo bambino. No! Perché noi abbiamo la parola del Signore piantata nel nostro cuore. Noi stiamo vivendo momenti molto difficili, ci sono cose che sono... che non fanno differenza nella nostra vita per quanto riguarda la nostra vita con Dio, e tu devi obbedire la legge degli uomini. Ma se quello va a intaccare nel mio rapporto, o mette magari la persona di un governante più importante della persona di Cristo Gesù nella mia vita, io devo obbedire al Signore e lasciar perdere quello che dicono gli uomini. È così, e vi posso garantire che più passeranno gli anni, arriverà un momento che ci saranno non poche prove in Europa.
come già esistono in tante altre località del mondo, al punto che le persone diranno: tu vuoi rinnegare il nome di Cristo Gesù? Tu devi credere nel nostro sistema, tu non puoi fare di Cristo il Signore della tua vita, onora il Re, tu che cosa farai? Questa è una risposta che tu devi dare con il tuo cuore. Calvino ha detto: dobbiamo obbedire a Dio piuttosto che agli uomini, pensando appunto in Atti capitolo 5 versetto 29. Lui ha detto anche, pensando al governo civile: obbedienza all'uomo non deve diventare disobbedienza a Dio. Quando io sto per obbedire all'uomo, ma quell'obbedienza mi porta lontano da Dio, lì si ferma tutto. Io tiro il freno a mano e faccio la volontà del Signore. Caro fratello, cara sorella, per te che ci ascolti, tu cosa farai nel momento difficile? Io devo veramente, non devo essere guidato da fake news, io devo essere guidato dalla parola del Signore. Qua non ci piove! Ci sono molti credenti che a volte non sanno capire cosa fare perché non conoscono la parola. E io e te siamo chiamati a venire a questa parola. Quindi attraverso la parola di Dio questa mattina, perché ci dobbiamo sottomettere alle autorità, tenendo conto già quello che ho detto prima? Paolo sta dicendo il motivo, primo motivo, vi voglio condividere almeno due motivi questa mattina. Il primo motivo è per la sottomissione, ossia, essi sono nominati da Dio. Guarda come versetto 1, ogni persona, lui dice, sia sottomessa alle autorità, perché? Paolo dice la risposta, perché non vi è autorità se non da Dio. E le autorità che esistono sono stabilite da Dio. Quindi Paolo sta dicendo che un credente deve obbedire un'autorità perché quell'autorità è stata scelta dal Signore. E qua anche qui ti vengono fuori, io sono sicuro, se vengono delle domande a te. Questo è un insegnamento, devo dire, fondamentale per la vita di un cristiano. Perché qua, cari, quando dice che sono state stabilite, l'uomo, il governatore, pensa che è lui che ha vinto. Pensa che lui è stato capace di vincere. Ma Dio, che guida la storia del mondo, da sempre, ha stabilito, ha permesso che quell'uomo o quella donna salisse al potere. E per me mi dà una lezione molto importante perché mi sta parlando della sovranità del Signore. Mi parla del comando eterno di Dio, la sua sovranità sugli affari umani. È Dio che stabilisce il governo. Guarda quello che dice la parola di Dio. Io so che ci sono alcune domande, tra poco provo a rispondere. Salmo 75, versetto 7. Ma è Dio che giudica, Egli abbassa l'uno e innalza l'altro. Daniele capitolo 2, versetto 21. Egli alterna i tempi e le stagioni, depone i re e le innalza, e dà la saggezza ai saggi e il sapere agli intelligenti. Quindi quando un re sale al potere, tu stai tranquillo che è stato con il concedimento del nostro Signore. E quando un re si abbassa, è stato per il concedimento del Signore. Allora qualcuno mi direbbe: Fabiano, un attimo solo, ferma tutto, ferma tutto! Se Dio è chi stabilisce i governanti, perché ci sono tanti governanti corrotti e cattivi nel mondo? Perché? Ve lo potete rispondere? Pensa un attimo a questo. Perché qua o c'è un problema, Paolo non sta dicendo la verità, oppure noi non abbiamo capito. C'è qualcosa che noi dobbiamo riflettere. Allora, mio caro fratello, mia cara sorella, a volte Dio permette che delle autorità siano una benedizione per il popolo, perché quel popolo sta facendo la volontà di Dio. E a volte Dio istituisce dei governanti cattivi per le persone, per due motivi: per provare e per giudicare la vita di queste persone. Tu dopo a casa leggi per esempio 2 Cronache capitolo 25 versetto 20, capitolo 32 da 20, 24 a 25, e tu vedrai che ci sono nazioni che soffrono, e io direi che la maggior parte della corruzione che c'è nel mondo oggi, noi siamo responsabili. Perché quando un popolo è lontano da Dio, Dio non può dare l'approvazione. Se Dio fa salire un governante al potere, Dio ha un proposito, Dio ha un proposito. Tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano il Signore, ma Dio sta in certo modo giudicando quel popolo perché non hanno dato ascolto al governatore dell'universo, che è il Signore tre volte santo, che ha mandato suo figlio per pagare per i nostri peccati, e l'uomo ha girato le spalle, non ha riconosciuto questa autorità, e allora il Signore dice: beccati questo.
Finché l'uomo possa ritornare a essere povero, perché povero è, e un giorno si incontrerà con colui che ha creato i cieli e la terra e l'universo intero. E anche coloro che si battono nel petto, dall'antichità alla modernità, che sono dei governatori, che sia presidente della Russia, dell'Italia, dell'America, di chiunque, qualunque nazione, qualsiasi continente del mondo, dovrà piegarsi e dire che il Signore è Dio, Lui è santo e non c'è nessuno che abbia la sua potenza. A te la gloria, Signore. Allora, cari, nonostante tutto questo problema che accade nel mondo, oggi questa corruzione, tutte queste autorità, come ho detto, si abbasseranno. Daniele dice, al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno. Daniele 2,44, Dio farà sorgere un regno, quindi farà il futuro, che non sarà mai distrutto. Regno che non sarà mai distrutto. E che non cadrà sotto il dominio di un altro popolo, spezzerà e annienterà tutti quei regni, ma esso durerà per sempre. Alleluia! Perché sta parlando del regno del Signore? Il leone della tribù di Giuda, leggi dopo Apocalisse capitolo 22 di 1 a 5. Sapete che cosa mi colpisce? Che la gente in un certo qual modo sa questo, anche quei non credenti, che loro governano, ma non è che governano per sempre. Sai cosa c'è scritto nel comune di Cesena? Non so, nel palazzo del comune di Cesena, quando tu sali su, di solito chi fa il matrimonio civile lo fanno in questa bella sala che è chiamata la sala degli specchi. E in questa sala non è molto grande, ma c'è scritta una frase così: ricordate che governate degli uomini, che governar dovete con le leggi, che non governerete per sempre. L'uomo lo sa, ma non si piega davanti al Signore. Però noi che ci siamo piegati a Dio vogliamo fare la volontà del Signore. Quindi l'uomo ha autorità, un governante, perché è stato stabilito da Dio, ma io devo anche ricordare che io devo fare sempre prima la volontà di Dio. Allora, il fatto che un'autorità sia stabilita da Dio è un qualcosa di inedito? È Paolo che ha scoperto l'acqua calda? No! Paolo non sta insegnando una cosa nuova. Cari, questa era la norma, la normativa dell'Antico Testamento. Noi sappiamo, per esempio, che Daniele riconosce anche il controllo di Dio sulle autorità civili e l'interpretazione di Daniele al sogno di Nabucodonosor, che anticipa un giorno in cui il re riconosce che il governatore del mondo è il Signore. Guarda che Nabucodonosor era una persona così potente, come se tu oggi mettessi, non sto esagerando, Stati Uniti, Russia, Cina, tutti insieme, come se fosse un solo governo, questo era Nabucodonosor. Non c'era più persona più importante o più potente al mondo, sino a quel giorno. Però sapete una cosa? Quella autoesaltazione Dio l'ha fatto diventare matto, quello ha mangiato l'erba, perché lui potesse riconoscere con le sue labbra che il Signore è Dio. Guarda qua in Daniele capitolo 4 versetto 17, questa è la decisione delle vedianti e la sentenza proviene dai santi, affinché i viventi sappiano che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e che Egli lo dà a chi vuole e vi innalza più misero degli uomini. Daniele capitolo 4 versetto 25, tu, guarda, questo è per Nabucodonosor. Immagina oggi Putin, immagina oggi il presidente dell'America, immagina oggi Draghi, guarda una cosa se succedesse una cosa del genere. Tu sarai scacciato di mezzo agli uomini e abiterai con le bestie dei campi, ti daranno da mangiare l'erba come ai bue, sarai bagnato dalla rugiada del cielo e sette tempi, sette anni passeranno su di te finché tu riconoscerai che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole. Attento a chi si innalza, perché sarà abbassato. Essere un governante deve essere quell'atteggiamento di servo, tra poco noi parleremo di questo. Guarda quello che dice Proverbi capitolo 8, per mio mezzo, dice il Signore, i re regnano i re e i principi decretano ciò che è giusto. Per mio mezzo governo i capi e i nobili, tutti i giudici della terra. Guarda che un altro evento che è eclatante, un'altra illustrazione all'insegnamento della parola di Dio. Gesù è stato arrestato dagli ebrei, è stato sentenziato dagli ebrei, stava per andare a essere consegnato a Pilato.
E quando viene consegnato a Pilato, lo hanno picchiato e Pilato ha pensato, io faccio frustare questo qui, dopo lo mando via e siamo a posto. Però la gente si è messa contro Pilato, crocifiggilo, crocifiggilo, crocifiggilo. Pilato ha detto queste parole a Cristo Gesù. Pilato gli disse, non mi parli, per dire, dimmi qualcosa perché così ti posso liberare, ti posso mandare via. Non sai, guarda quello che ha detto Pilato, non sai che io ho il potere di liberarti e il potere di crocifiggerti. Gesù rispose, siete seduti? Guarda quello che dice il Signore, tu non avresti alcuna autorità su di me se ciò non fosse stato dato dall'alto. Perciò chi mi ha dato nelle tue mani ha maggior colpa. Tu non avresti potere se io non avessi dato a te. Gesù ha dato la sua vita. Pilato qui sta solo compiendo quello che Dio già aveva predeterminato. Dio è sovrano. E con lui non si scherza. Quando io capisco questa sovranità del Signore, incomincio a pensare e ricordarmi che mi devo santificare. Che non posso pazziare, scherzare, giocare con Dio. Che non lo posso prendere in giro, ma che la mia vita deve essere una vita santificata. Pensando sempre ai governanti, la parola di Dio insegna che noi dobbiamo pregare per i nostri governanti. Noi facciamo critiche, magari mettiamo un post su Facebook dicendo, ah, questo governo! E tante parole che qui non stiamo a dire, però quanti di noi ci fermiamo per pregare per i nostri governanti? Non dici di pregare perché è il mio partito, credente non deve avere partito, credente ha una sola bandiera che è Cristo. E dopo io devo riflettere se quella persona si avvicina più o meno ai principi biblici. E noi viviamo in un tempo veramente scarso, perché secondo me non c'è nessuno che si avvicina al Signore. Noi dobbiamo intensificare le preghiere. Se il governo è cattivo è perché noi preghiamo poco. Se il governo non fa le cose che sono inerenti alla sua responsabilità è perché il popolo di Dio nel mondo molto spesso si è chiuso dentro di quattro pareti e non ha una voce profetica nel mondo, ma noi siamo la bocca del Signore che portiamo la parola del Signore nel mondo. Dobbiamo dire alle persone che solo Cristo salva, un governante, pregare perché ci sia un rinnovamento, una salvezza, una conversione. Allora cari, tutte le autorità devono essere rispettate, però come può, cosa può succedere quando una persona non ubbidisce queste autorità? Quali sono le conseguenze? Allora Paolo dice qua nel versetto 2, perciò chi resiste, se un'autorità è stata nominata da Dio, però la persona resiste alle autorità, cosa dice Paolo? Chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio. Quindi Paolo lascia chiaro che è Dio che stabilisce l'autorità. Se io sono contrario all'autorità, io sto andando contro la volontà di Dio. Naturalmente Dio, che è il Signore, sa che quando c'è un governante che mi fa fare una cosa che è contro la volontà di Dio e io mi metto contro a lui, allora vuol dire che voglio fare la volontà di Dio. Dio è Dio e lui conosce ogni cosa. Però il principio è questo. Chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio, quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una condanna. Quindi qua c'è andare, opporsi e c'è condanna. Tu ti sottometti all'autorità facilmente? Non è facile. Magari arriva la bolletta, le tasse, questo è quello che ti fa più male. Quando devo pagare le tasse, e tu sai che molto spesso queste tasse non sono utilizzate per il bene comune delle persone. In alcuni casi sì, ma in tanti casi no. E che cosa possiamo fare? È difficilissimo. Dobbiamo noi diventare corrotti? Non credo. È lì, cari, che Dio un giorno farà la giustizia. Anche quando tu paghi una tassa che magari dal punto di vista umano tu sai che è una truffa, è una motivazione legalizzata perché l'uomo possa attingere il denaro del popolo, fai la volontà di Dio. Perché quella persona che ha cercato di prendere quello che non era dovuto da parte sua, dalle tue tasche, un giorno pagherà al Signore. Questa è la nostra consolazione. Quindi Paolo sta dicendo che ci sono due opzioni per me da credente. Sottomissione denota un riconoscimento dell'autorità che è stata riconosciuta di Dio, oppure una ribellione, ossia la resistenza, il rifiuto. Quindi o sono sottomesso o io faccio la ribellione. Quindi coloro che si oppongono costantemente, che non vogliono ubbidire,
Assolutamente, non vuole pagare la bolletta, non vuole fare seguire per esempio l'indicazione. C'è la legge che dice questa strada è senso unico, tu ti metti contro mano. La gente che incomincia ad avere questo tipo di comportamento, che cosa succede? Saranno condannati. E a parte il fatto che non è una bella testimonianza naturalmente per un credente. Allora, perché devo sottomettere alle autorità? Noi abbiamo visto, numero uno, perché l'autorità è, sottoposta, anzi è stata stabilita da Dio. Questo è il primo motivo. Il secondo motivo e ultimo per questa mattina è che per la sottomissione i governanti sono servi di Dio per ricompensare chi fa il bene e punire chi fa il male. Se tu guardi come versetto 3, versetto 4, Paolo usa alcune parole, chiama loro di magistrati. Quindi sta parlando di una persona che ha la capacità, ossia di decidere, di dare un giudizio. Nel versetto 4 Paolo usa un'altra parola quando si riferisce alle autorità. Che parola è questa? Vedete qua me qua? Perché il magistrato è un ministro di Dio. Che cosa è questa parola ministro nella lingua greca? Sapete che parola è? Diaconos. È un servo. Allora lui viene nella chiesa, non mischiamo le cose. Paolo sta dando un esempio per farci capire quello che è la sua funzione. Se poi lui non lo fa, darà conto a Dio. Ma il magistrato è un ministro, è un servo, e Dio ha dato autorità a loro. E loro, queste persone che hanno avuto l'autorità da parte di Dio, sono da temere, dice la parola di Dio. Versetto 3 dice, infatti i magistrati non sono da temere per le opere buone, ma per le cattive. Tu non vuoi temere l'autorità, fai il bene e avrai la sua approvazione. C'è un detto che dice, chi non deve non teme. Se tu esci di casa senza e devi andare magari al supermercato, una cosa molto semplice della nostra vita di tutti i giorni, però non prendi la patente, in macchina, ok? Non prendi la patente, non hai il libretto di circolazione della macchina, oppure se ce l'hai la revisione è scaduta da 3 anni, no, perché nessuno ti ha mai fermato, le gomme non sono a posto, le lampadine sono tutte rotte, bruciate, e i carabinieri ti fermano. Tu che cosa fai? Come ti senti? Ti senti a tuo agio? Ti senti tranquillo? Ti senti tutto a posto? Gli vuoi dare magari 50 euro perché ti possa andare via? Cari, che cosa, come il nostro comportamento? È lì che noi dobbiamo onorare il Signore, quando noi sappiamo che c'è una legge che è per il bene, per avere le regole, per avere ordine nelle cose. Quindi io devo oggi capire, se mi fermo un'autorità, sono due le possibilità, o timore o tranquillità. Certo, nessuno ha piacere, no, il carabiniere, la guardia di finanza ti ferma e mi fermano, come ferma chiunque qua, però non c'è cosa migliore quando lui ti dice patente, carta di circolazione. L'altro giorno uno mi ha fermato, io ero con Fabiola, mi ha chiesto anche il documento di Fabiola e ha detto, ha visto nella mia patente, ah ma lei è nato in Brasile, sì, ha detto però sono cittadino italiano, allora mi faccia vedere la sua carta d'identità. Nella mia carta d'identità c'è scritto anche lo strato di nascita che è registrato a Roma. Quello ha guardato, ha visto tutti i documenti, grazie mille, buona giornata. Non è bello così? Devono fermare, devono fare i controlli e chi non deve non teme. Non è bello essere fermato, ma se ti ferma, tu devi onorare il Signore con la tua vita. Noi viviamo in un tempo difficile. Noi vivremo ancora in un tempo, secondo me, forse nei prossimi anni, forse, perché io dico forse, sicuramente, però io non so quando, quindi io confido sempre nel Signore. Però la parola di Dio dice, le autorità non sono da temere per le opere buone, ma per le cattive. Perché una persona che ha rubato, che magari non ha la patente, scappa dal poliziotto? Per quale motivo? Perché non è in regola e deve essere preso. Perché un ladro, quando ti ruba la casa, se ne va e non ti aspetta per un caffè? Perché sa che ha sbagliato, è entrato dove non doveva. È molto chiaro questo. Quindi il discepolo di Cristo deve vivere secondo la chiamata del Vangelo. E qui, cari, è un vero sacrificio. Paolo sta dicendo per noi, capitolo 12, abbiamo visto il primo versetto, non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà.
Romani 12, versetto 2. Quindi io sono un sacrificio. Non è la mia tendenza è di avere lo spirito libero. Voglio fare quello che voglio. Voglio fare tutto e non dare conto a nessuno. Però non è quello che il Signore mi dice di fare. E se c'è un'autorità, l'Apostolo Paolo dice: l'amore sia senza ipocrisia, aborrite il male, attenetevi fermamente al bene. Vuoi fare un sorpasso dove non si deve? Quante volte io ho fatto e tu hai fatto? E qui non dobbiamo essere ipocriti. Eppure il Signore dice che non lo devo fare. A parte che è un rischio per te e anche per gli altri. Quindi, cari, quando dice la parola di Dio in Romani 12, versetto 17, non rendete nessuno male per male, ma impegnatevi a fare del bene davanti a tutti gli uomini. Poi versetto 21, non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. E poi che al Signore appartiene la vendetta. C'è un grande collegamento tra capitolo 12 e capitolo 13. Dio può usare ancora oggi l'autorità terrena per andare, diciamo, far pagare colui, per far vendetta per te nel nome di Gesù. Perché quell'autorità è stata stabilita da chi? Dal Signore. Probabilmente il comandante dei carabinieri, il presidente, non è al corrente di questa cosa. Lui pensa che lui, dal suo punto di vista, io sono governato per le mie capacità. Ma lui si è dimenticato che lui è povero e ognuna delle sue capacità sono state donate da Dio per quel momento. E se lui avesse capito questo, sicuramente sarebbe un governante, un comandante, un soldato integro che fa la volontà di Dio, ama Dio e ama il prossimo. Questo deve essere il lema del credente e è e sarà, ma anche dovrebbe essere quello dei nostri governanti. Quindi Paolo sta a concludere. Per fare il bene, ossia non devo solo portare la libertà, ossia, ma mi deve dare veramente, ossia, questa gioia di onorare il Signore con la mia vita. Infatti il ministro di Dio, il magistrato, ha due funzioni, dice Paolo. Una che è positiva e una che è punitiva. Lui è un ministro di Dio per il tuo bene, dice Paolo. Ma lui è anche un ministro di Dio per infliggere una punizione. E Paolo dice che cosa? Lui non porta inutilmente la spada. Sapete come Roma ha governato il mondo? Ah, senti, noi vogliamo venire qui da voi, vogliamo instaurare una colonia, abbiamo la tecnologia per portare acqua, possiamo costruire le strade, possiamo fare un accordo, un partnership bilaterale con la tua nazione. Ma quando mai? Noi siamo i romani, noi dobbiamo governare il mondo. Roma ha governato per 1000 anni con la spada. C'è un termine che si dice in latino, Pax Romana, pace romana, per i romani, ma per gli altri era sottomissione. E qua l'Apostolo Paolo sta dicendo che lui, l'autorità, magistrato, ministro di Dio per il tuo bene, e la spada non è, ossia, solo per un aggeggio, un optional, non è un qualcosa per abbellire l'autorità. E anche questo, ossia, la sol della spada, noi possiamo imparare tante cose. E quando non c'è la spada, cari, io ti posso garantire che c'è caos. C'è stato un momento nella vita di Israele, nel libro dei giudici, legge il libro dei giudici. Noi arriveremo anche a legge quando arriveremo leggiamo la Bibbia insieme nel libro dei giudici. Ma in giudici dal capitolo 18 al capitolo 21, cari, c'era anarchia. La Bibbia dice che ognuno faceva ciò che era giusto davanti ai suoi occhi, perché non c'era una persona che veramente governasse tutto il popolo. Ognuno faceva quello che voleva. E quindi tu puoi immaginare che la spada in questo caso è ovvia, senza legge, la società già è corrotta. Ma immagina se ognuno facesse quello che volesse. Tu sei a casa, uno può entrare in casa tua, può prendere quello che è tuo, ti può uccidere, porta via tua moglie, entra nel supermercato, ossia fa quello che vuole. Non c'è ordine. In alcuni stati del mondo è così. E io non ci vorrei vivere in quello stato dove non c'è ordine. E quindi sarebbe un caos più totale, ma questa non è la volontà di Dio. Dio ha concesso delle autorità per governare il popolo. Quando il popolo però non fa la volontà di Dio, ha anche i governanti che si meritano. E a volte facciamo anche questa battuta, perché noi siamo lontani, dico, la nazione è lontana da Dio. Allora il credente deve obbedire, deve fare la volontà di Dio. Noi tutti siamo chiamati a fare questo.
Per quale motivo devo obbedire le autorità? Numero uno, perché i governanti sono stati nominati, stabiliti da Dio. Numero due, perché i governanti sono qui presenti per dare, per ricompensare il bene e punire il male. Allora io devo fare la mia scelta. Ma per tutto questo, perché possa accadere questa cosa nella mia vita, c'è una cosa molto importante. Sapete qual è? Ma volete sapere questa mattina? Gesù Cristo deve essere il presidente e residente del tuo cuore. Se tu fai di Gesù Cristo il presidente e residente della tua vita, la tua vita cambia da così a così. Completamente! Neanche quelle forze occulte, il peccato, la pornografia, diciamo, la disonestà, la menzogna, le parolacce, la divisione in famiglia, non c'è nulla che possa regnare nella tua vita quando Gesù Cristo è presidente e residente del tuo cuore. La tua vita è diversa, il tuo cuore è trasformato e tu hai anche la capacità di obbedire all'autorità umana perché il Signore ti ha insegnato, perché tu sei stato liberato dal peccato nel nome di Gesù. Amen. In Apocalisse capitolo 19 dice: dalla bocca gli usciva una spada affilata per colpire le nazioni, e egli le governerà con una verga di ferro e pigerà il tino del vino dell'ira ardente del Dio onnipotente. E sulla veste, sulla coscia, porta scritto questo nome: Re dei Re e Signore dei Signori. Quando tu vedi che c'è caos, che il governo non fa quello che doveva, che c'è questa disuguaglianza, che c'è la corruzione, tu stai tranquillo e dici: Signore, Re dei Re, Signore dei Signori, torna presto perché io ti sto aspettando. Tu sei il governante della mia vita. Sapete che i primi cristiani, poco dopo, incominciando stesso con Nerone, quando ha messo fuoco, secondo la storia ci racconta, a Roma, e poi dovevano trovare un capo espiatorio, hanno detto che erano i cristiani, poi con Domiziano, con Diocleziano, sono stati perseguitati. Sapete perché? Perché hanno detto: l'imperatore è Dio, voi dovete fare un sacrificio e onorare il Signore. Tutti i cittadini che vivono a Roma. Difficile, no, per i cristiani? Cosa dovevano fare secondo te? Paolo aveva detto che ogni persona sia sottomessa alle autorità. Bisogna prima obbedire a Dio che agli uomini. E molti credenti sono stati uccisi a causa del nome di Cristo Gesù. Quindi tu non devi dire sì a tutto, tu devi dire sì sempre al Signore, perché ci saranno sempre momenti di conflitto, momenti di grande difficoltà. Un esempio eclatante di quello che noi dobbiamo fare come comportamento: un uomo che aveva più di 80 anni, però lui viveva nell'anno 150 d.C., suo nome Policarpo di Smirna. E un giorno lui è stato portato in questo sorte di Colosseo a Smirna, e Cesare in quel momento, diciamo, il comandante gli ha detto diverse volte, ha detto: tu confessa a Cesare come signore della tua vita. Allora questo uomo di 86 anni, che aveva già servito il Signore, ha detto: ma tu vuoi che io bestemmi contro il mio Dio e dica che Cesare è il Signore? Ma non esiste prossimo, proprio se perché io so che è il Signore che mi ha salvato. E Cesare, il proconsole, continuava a insistere, e Policarpo ha detto questo: se tu immagini che io magari vengo qui a dichiarare che tu sei il Signore, allora tu non hai capito chi sono io. Io ti voglio dire chiaramente con queste parole: io sono un cristiano, io sono un discepolo di Cristo, e se vuoi ti posso anche insegnare come fare per diventare un cristiano e diventare un figlio di Dio. Guarda che situazione, quello ha 86 anni, è lì in un'arena che lo volevano uccidere, gli dice: io ti voglio insegnare a te come diventare un figliuolo di Dio. Allora il proconsole ha detto: io ti lancerò contro le bestie e tu sarai lì con le bestie e loro ti divoreranno. E lui ha detto: io non rinnegherò il nome del Signore, e se tu non vuoi ancora obbedire a quello che ti dico io ti metterò anche nel fuoco e tu sarai bruciato. E allora Policarpo ha detto queste parole: il fuoco che tu darai fuoco a me mi può bruciare per un po' di tempo, ma dopo si spegne. Ma tu non hai capito che il fuoco del giudizio di Dio che sarà su di te ti brucerà per l'eternità.
fai come vuoi, io sono del Signore. Un uomo che ha disobbedito a Roma per la gloria di Dio. Oggi magari noi per molto poco non vogliamo obbedire a Dio. Usiamo alcune scuse. E quindi io vorrei che tu pensassi questa mattina a come vuoi vivere per il Signore. C'è qualcosa che ti impedisce di servire Dio? Perché se ti impedisce di servire Dio, ti impedisce anche di obbedire alla legge degli uomini. Rinforza la tua vita nel Signore con la vitamina BPC, Bibbia, preghiera e comunione fraterna. Da lunedì al venerdì alle 7 del mattino, Alba Nuova, potenza nella preghiera. Da lunedì al venerdì a mezzogiorno leggiamo la Bibbia insieme. Mercoledì e giovedì è tempo di PIS, pregando insieme al Signore. Ogni domenica alle ore 10:30, celebrazione al Signore. Se hai bisogno di una preghiera, invia le tue richieste ai numeri in sovraimpressione. Infine, sostieni la tua Chiesa con amore e generosità nell'amore di Cristo Gesù. Dio ti benedica.